Vuoi dirmi perché hai fatto così, Dellì? Non avevi alcun motivo. A te sembra che non ne avessi motivo. Ma non fare la stupida. Su, andiamo, amore mio. Se non ho voluto accettare il regalo del tuo papà, è perché non mi piace dipendere da nessuno, capisci? Sul serio, credimi, a me non piace dipendere da nessuno. Sai, ora ho le idee più chiare. Ho appena studiato questo argomento all'università. Cioè, la storia dei popoli antichi, di coloro che dipendevano da un padrone o che dipendevano da collaborazioni economiche e che a lungo andare hanno dovuto ripagare tutto. Le collaborazioni economiche, amore mio, non sono un regalo. Bisogna sempre dare qualcosa in cambio. Ma cosa vuoi che voglia papà in cambio, se mi adora? Lo so che ti adora, Dellì, non so cosa ti potrebbe chiedere in cambio, non lo so, però... Non so, alla fine può darsi che voglia l'appartamento a nome suo e questo sarebbe un atto di sfiducia nei nostri confronti. A volte quando parli mi fai paura, Bruno. Sembra proprio che lo sfiduciato non sia mio padre, ma invece tu. No, amore mio. Io ti dimostrerò che non è così. Ti dimostrerò che voglio stare con te per tutta la vita, Dellì. Tutta la vita. Noi due risolveremo il tuo problema. Che Dio ti ascolti. Devi amarmi. Devi amarmi per tutta la vita. Certo che ti amerò. Per sempre. E se quando ci sposeremo non potremo avere bambini? Su, andiamo, amore. Non fare la stupida. Per favore, a questo non devi più pensare, Dellì. Se non potremo avere bambini, troveremo un'altra soluzione. Ne adotteremo uno. Non sai che per tutto c'è una soluzione? Sai che cosa non avrebbe avuto una soluzione, invece? Se in quell'incidente tu fossi morta. Invece no, vedi? Renditi conto. Invece sei viva, stai insieme a me, siamo vicini da lì. È una punizione, Bruno. Ma non dire così, amore, non dire mai più una cosa simile. Perché non lo vedi come un ostacolo che è stato messo sul nostro cammino, come una prova che dovremo affrontare e niente di più? Dammi la mano. Dai, su. Stringimi forte. Di più. Molto più forte. Ancora. Molto di più. E sarà con questa forza che vinceremo tutti gli ostacoli che incontreremo in futuro. Va bene? Va bene. Sei d'accordo? Sì, d'accordo. Ti amo. Anche io. Non immaginate quanto mi renda felice vedere gente nuova qui in Grazie. Discoteca. Io avevo molta voglia di venire a ballare e ho dovuto insistere perché lui venisse. Sì. Bene, lo sai che a me non entusiasma molto ballare. Davvero non ti piace ballare? No, non troppo. Beh, spero almeno che ti piaccia chiacchierare, Perché nemmeno mi piace ballare molto. E poi stare qualche minuto senza ballare mi fa anche bene. E se vuoi ti potrei insegnare, perché sono una ballerina provetta, vero, sì, Rafa? Sì, certamente. Balla bene il tango e il valzer. E a proposito di ballo, mi si stanno muovendo le gambine. Perché non andiamo a... Mi concede un balletto, per cortesia? Uno solo, va bene? Con la padrona di casa. Non te ne vado. Ti ringrazio molto. Me lo tieni, per favore? Sì. Non te lo bere, perché rischi di ubriacarti. Allora, che te ne pare della ragazza? Guarda, io ti conosco anche troppo, amico. E credo che ci sia sotto qualcosa. Certo, può darsi, ma per ora non è ancora niente di deciso. Però lei mi piace. Beh, senti, alcuni dicono che non abbia relazioni molto formali. A cosa me ne importa? Allora, le farai la corte? Ti pare che ce ne sia bisogno? Non hai visto che è stata lei ad avvicinarsi e poi a dirmi che mi avrebbe insegnato a ballare e sarebbe tornata? Va bene. Però sarebbe un'idea molto saggia, non andare a cercare relazioni compromettenti. Vuole che l'accompagni? No, no, non ce n'è bisogno. È già stato molto gentile, la ringrazio. Grazie. È stato meraviglioso. Bah, per una persona di solito abituata al ritmo delle più grandi capitali, diciamo che è stata una semplice serata di provincia. Oh, dipende dalla compagnia. A volte è molto gradevole essere provinciali. E a volte è anche molto gradevole una serata provinciale. Buonanotte, dottore. Grazie di tutto. Non c'è di che. Buonanotte. Thank you.
stai facendo ancora alzata? Ho visto che la domestica della signora la aspetta sempre. E allora tu hai pensato di fare lo stesso? Ti ringrazio, tesoro, ma non ho le manie da grandama che ha mia cugina. Le serve qualcosa, signora? Mia cugina è ancora alzata? Prima era qui, adesso è andata di là con il signor Frank. Ah, allora andrò a salutarla, grazie. Buonasera, signora. Ah, buonasera, ma guardate un po' chi c'è qui. Siamo appena tornati, Ingrid. Ah, sì, la cameriera mi ha detto che eravate uscite insieme. Mm. E mi ha inoltre parlato dei regali che le sono stati portati dagli Stati Uniti. Ah, sì? Mm-hmm. Vera, per favore, potresti portarmi il pacchetto che è sul comò in camera mia? Certo. Grazie. Bene, io devo andare. E adesso dove vai? A casa mia. E te ne vuoi andare senza il tuo regalo? Regalo? Certo, ho un regalo per te, Frank. Sai, io divido sempre i miei regali in tre parti uguali. Come tre? Ora lo vedrai, Frank. Ecco fatto, signora. Grazie, tesoro. Puoi anche andare a dormire. Buonanotte. Buonanotte. Voilà. Voilà. Ti ho detto che erano tre parti. Molto bene. Ecco la prima. Tanti auguri di buon compleanno. Oh, grazie, molte grazie. La seconda. Ecco qui il mio regalo. Ah, grazie. E poi la terza. Il bacino della buonanotte. Le serve qualcosa, signora? No, no, grazie. Vado a salutare mia cugina. Ingrid, ma allora tu eri qui? Sì, ero qui. Perché? Mm. Per caso eri qui anche poco fa? No, non ero qui. Perché è successo qualcosa? No, no, proprio niente. Ho solo dato il mio regalo a... Vediamo un pochino, come potremo definirlo? Per ora presidente dell'impresa edile von Herbert. Oh là là! E poi non ti lamentare dei posti di lavoro che hai dato ai miei poveri cinque ex mariti. Bell'inizio di carriera, vero? Dove vuoi arrivare, René? Ma da nessuna parte. Che cosa posso fare io col mio 9,8% delle azioni dell'impresa? Vedo che lo ricordi allora. Dov'è il dottor Carlos? Se n'è già andato, l'ho salutato fuori, sono una donna molto discreta. Ah, sì, tu lo sei sempre stata. Tutta l'Europa ne è a conoscenza. Ingrid, che ti prende? Sei arrabbiata? Hai trascorso una brutta serata? No, al contrario. Ho trascorso una serata magnifica, solo che poi, quando torno a casa, mi annoio. Ma allora sei arrabbiata con me? Ma no, tesoro. Sono già molti anni che tu non mi dai più noia. E per ritornare al nostro argomento preferito, io stavo pensando a tuo figlio. E a costo di andare contro la mia volontà, lo nominerò assessore delle nostre imprese. Ah, ma allora tutti quei vecchietti potranno comandare mio figlio? No, non è così. Lui erediterà la tua fortuna e inoltre andrò a dire a quei vecchietti di rispettarlo come se fosse uno di... Sai. Non ti mancherà certo il tatto necessario per comunicargliela, non ti pare? Io? Perché? Non mi hai detto che eri ansiosa di dargli questa notizia personalmente, René? Sì, gli farò una telefonata. Ma che cosa vuoi dire? Io credevo che tu volessi andare a dirglielo. Ah, no, tesoro, sarei partita per comunicargli un'altra notizia che non è questa. E allora, meglio che gli telefoni. Ah, pensavo che volessi tornare in Francia, che non ti piacesse questo paese. Ma no, Ingrid, lo sai, io ho scoperto che tu sei una donna molto saggia. Inoltre hai una grande intuizione. Devo riconoscere che l'Argentina è un paese meraviglioso. Mi sembra meravigliosa anche Buenos Aires, tutto il paese. Questa bellissima, questa stupenda città. E sai che farò? Rimarrò in Argentina. Ma non ti sembra pericoloso portarmi vicino a casa tua? No, non preoccuparti, a quest'ora hanno tutti parecchio da fare. L'unico pericolo può essere zia Milù, che vede sempre quello che non dovrebbe vedere. Bene, aspetta qui che io vado a chiamare mio padre. Senti, Kike, io sono stanco di ripeterti che non voglio più saperne di tutto questo. Adesso la mia terra, i miei animali, non voglio più saperne di niente, non mi interessa più, mi capisci? Beh, senti, io credo che tu abbia qualche obbligo nei confronti di mio padre. Sì, ma le cose non cambiano comunque. Bene, la sai una cosa? Veditela con lui, non ne voglio sapere. Buongiorno, signor Kike. Ha dei guai con la macchina? No, 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 va tutto bene. Mio padre è alzato. No, non credo sia sceso, io non l'ho incontrato. Vuole che vada a chiamarlo? No, no, non importa, andrò io direttamente. Scusami. Mi sembra ci sia qualcuno in macchina.
No, no, va tutto bene, non preoccupare, bene, signor Kiko. Papà? Beh, hai tardato, dite. Ho sudato per portare via Raimondo da Sant'Edelmira. Non voleva venire. Si è convinto quando ho detto che ti avrei chiamato. Ma dov'è ora? È fuori, nell'auto che ti aspetta. È qui all'angolo. Però a me sembra che non voglia collaborare. Sarà meglio che con me non faccia il cretino. Sa molto bene di che cosa sono capace. Bene, allora ti auguro buona fortuna. Io vado a dormire, perché sono stanco. Bene, a dopo. Ciao, a dopo. Dottore, il signor Kiki ha parcheggiato l'auto qui all'angolo. Sì, va bene, va bene. Me lo ha già detto, grazie. C'è qualcosa che non va? No, 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 no. Devo fare alcune cose, ascolta bene. Se qualcuno dovesse chiedere di me, sarò di ritorno fra 2 o 3 ore, d'accordo? D'accordo. Buongiorno, signora Esmeria. Buongiorno a lei. È raro vederla da queste parti. Sì, è vero. Signora Esmeria, volevo parlarle, ma non l'ho vista. Che cosa c'è? Sa, ieri quando lei è uscita... Allora, quando sono uscita? Le è caduta una lettera dalla borsetta. Cosa? Lei ieri ha perso una lettera. Dov'è adesso questa lettera? Me la dia. Sa, mentre la stavo raccogliendo da terra, è arrivato il dottor Teodoro. Mi ha visto... E mi ha chiesto che cos'era. E ho consegnato a lui la lettera. Che cos'ha, signora? No, no, niente. Salve, Raimondo. Allora, dottore, come va? Stai bene? Certo, grazie. Perfetto. Ascolta, penso sia meglio che andiamo da un'altra parte a parlare, eh? Va bene. Ok. Teodoro sa già tutto. Mi ha fatto venire qui Raimondo per eliminarlo. Peccato che non sia riuscito a fermarlo prima che uscisse. Devo fare 4 chiacchiere con lui seriamente. Devo dirgli che se mi succedesse qualcosa, tutto esploderebbe come dinamite. Dovrà rimandare immediatamente quel tipo a Sant'Edelmira. Deve sapere che se dovesse succedermi qualcosa, lui non la passerebbe certo liscia. Anche dopo morta troverai il modo di fargli pagare tutto il male che mi ha fatto. Non c'è bisogno che tu mi aiuti. Buongiorno, Esmeria. Buongiorno. Ti sei già alzata? Mi sono alzata per bere un bicchiere d'acqua, signorina. È molto presto. Beh, credo che andrò a messa. Ah, non capisco l'abitudine di andarci così presto. Non ho chiuso occhio per tutta la notte. Ho avuto gran brutti presentimenti. Anch'io. In questi casi la cosa migliore che si possa fare è pregare. Pregare molto. Signorina Milò. Sì? Posso chiederle un favore? Sì, certamente. Che cosa succede? Per adesso niente. Voglio solamente chiederle di pregare molto per me, per favore. Ho tanta di quella fame che mi mangerei una bella vacca intera e con tutta la coda, alla griglia. Anche ancora scoprita. Non è pronto da mangiare, Nando. Torna in officina a lavorare, che ti porto io qualcosa. Vuoi forse dire che sono un lavativo? Ma di che stai parlando? Avanti, rispondi. Lavoro o non lavoro? Ma no, certo che sì. Allora avrò pure il diritto di mangiare. Non posso mica morire di fame, non trovi? Non fare lo stupidino. Devo mettere qualcosa nello stomaco, subito. Donna Amalia? Abbassa un po' la voce. Perché stai studiando? Donna Amalia? Sì? Che c'è? Donna Amalia, come sta? Sì. C'è qualcosina da mangiare? Certo che c'è da mangiare. Cosa c'è? Pasticcio. Pasticcio di cosa? Di quello che è avanzato, perché? Che vuol dire che c'è un pasticcio di quello che è avanzato? È cibo per i poveri, ragazzi. Va bene, ne posso mangiare un pochino?
Perché non ti fidi? No, assolutamente, signora. La verità è che ho una di quelle fami. Ho tanta, voglia di mangiare. Allora vieni di là con me a mangiare. A mangiare? Dai, vieni. Tu continua a studiare, eh? Io invece me ne vado a mangiare qualcosa. Oddio mio, ma è diventato pazzo quel tipo. Sembra che stia peggiorando di giorno in giorno. Non fa male a nessuno, lascialo. No, io stavo scherzando. Nando è un tipo molto in gamba. E poi è anche molto leale. Questo è l'importante, no? A che servirebbe se fosse un tipo serio e non ti potessi fidare? Sai, Bruno, ascoltami. Ha scritto Marcia. Come? Io te l'ho detto perché lo dirai a Dellì. Può farle bene. Saprà che la mamma e Junior stanno bene. E ha parlato di Dellì? No, no. Mi ha detto che non aveva altra scelta, che ha dovuto farla tornare dall'Europa e... Però dell'incidente non sa nulla. E non lo dovrà venire a sapere? No, no, l'ho già detto a Nando. Polandrini non è riuscito a dirglielo. Perché non gli conviene, solo per questo. E c'era anche il mittente? Sì, perché? Perfetto. Dammelo perché ho intenzione di scrivere a Marcia. Le racconterò la verità. Il signor Polandrini non vuole che si sappia che per colpa sua Dellì forse non potrà più camminare. Ma non finirà così. Non se la caverà. Fratello, mi ascolti? Mi ascolti? Sì. A me non piace impicciarmi delle cose altrui. E non voglio che lo facciano con me. Ma tu sei mio fratello. Allora è differente. Credo che non dovresti scriverle. Ma cosa stai dicendo? Dovrei nasconderle quello che è accaduto. Per favore, Dardo. Ma è meglio così, Bruno. Noi non sappiamo quello che ha fatto Polandrini. È sbagliato, tutto sbagliato. Dall'inizio alla fine. Però il fatto è che... se le scriverai, la situazione peggiorerà. Va bene. Però... Marcia è in Europa, capisci, amico? Non potrebbe tornare. E adesso deve pensare a Junior. È sola, fratello, è lontana dalla gente che ama. Come reagirebbe una madre ricevendo una lettera che le dice che la figlia che è a migliaia di chilometri ha avuto un incidente e adesso è invalida? È vero. È proprio così. Se noi altri scrivessimo a Marcia e questo significasse che lei potesse tornare in Argentina, va bene. Ma lei non deve tornare in Argentina. Non deve ritornare finché non avrà la sicurezza che quel Polandrini non la lascerà tranquilla e lei non sarà sicura di poter tornare. Ma se invece tu le scrivessi, non miglioreresti niente. Ti rendi conto che guaio provocheresti? Non so se siete d'accordo, ma mi sembra che sia così. Scriverle adesso sarebbe più che altro una specie di vendetta. È vero, voi avete ragione. Senti, Bruno, forse tu non sei d'accordo con me, però di a Dellì che la sua mamma sta bene, che Junior si sta riprendendo e che tra non molto ritorneranno. Ma questa sarebbe una bugia, Dardo, ma come ti viene in mente? Ma avanti, su, perché? Adesso non fare il moralista. Una bugia innocente qualche volta è salutare. Ma sì, non fa pure così. Sapere come stanno, come sta sua madre. Le vuoi dare almeno questa speranza? Che ti costa? Non ne azzecco una oggi, eh? Su, andiamo, Bruno, non ti devi abbattere, può capitare a chiunque. Forza, su, ragazzi, andiamo, togli le mani dal tavolo che è parecchio. Adesso pensate a mangiare, se no si fa tardi e nessuno più lavora, su, andiamo. Don Amalia, io so il lavoro che fa per lui, dovrebbe fare il caposquadra in una fabbrica. Dai, Nando, non dire subito. Non dà tregua a nessuno. Bruno, forza, lascia stare quel libro, vieni. Che ti prende, figliolo? Niente, stavo pensando. A che? Beh, ci sono delle cose che non si imparano in nessuna università, solo qui. E sarebbe... Lascialo stare, mamma. Sono segreti fra fratelli. Oh, ma santo cielo, insomma. È così, Raymond. È Esmeria, alla quale io ho dato tutto, perfino... È proprio lei che spedisce le lettere anonime. Ma non so perché dovrebbe farlo, quella donna. Ah, vedi, è a causa di un'avventura che abbiamo avuto anni fa, ma proprio molti anni fa. E tu sai che le donne, appena hanno un'avventura, vorrebbero subito sposarsi.
E allora, dato che io non volli farlo, forse lei desidera vendicarsi. Ma l'idiota sono stato io, che sono andato a cercarla per portarla a lavorare in casa mia, figurati. Ha portato il nemico in casa sua. Ha nutrito una serpe velenosa, insomma. Sì, comunque velenosa o meno, guarda. Dobbiamo levarla di mezzo. Certo, Raimondo, non... io non voglio che tu la uccida, però... devi spaventarla per bene, capito? Un gran bello spavento. Io non la capisco, dottore. Mi ha fatto venire da Santa Edelmira per farla spaventare e niente di più. Ma qui non ha nessuno che le faccia questo lavoro. Non preoccuparti, non ti ho fatto cercare soltanto per questo, non temere. Raimondo, il mio problema di fondo continua ad essere Tonio. Che cosa vuol dire, dottore? Signor Geraldi, perbacco. Tu dovrai farmi un ultimo piacere. Un lavoretto pulito, rapido. Vedi, quello devi levarmelo di torno, altrimenti sarà lui a eliminare me. E questa volta io non interverrò, farai tutto quello che vorrai. Io accetterò qualunque cosa, basta che tu me lo tolga di mezzo per sempre. Sì, d'accordo, dottore. Lei comanda e io ubbidisco. Bene, d'accordo. Penserò bene quale metodo è il migliore per non sporcarsi. Rapido, oltre che preciso, ed efficace. Se non li conosco io, i metodi per ammazzare. Lo credo. Tu sei un vero professionista. Ho spezzato il collo a più di uno in tutto questo tempo. Sì, sì, certo, ma concludiamo. Allora, è tutto chiaro? A Esmeria le daremo un gran bello spavento. E a Tonio? Sì, certo. Tonio non avrà neppure il tempo di spaventarsi. Aldo, secondo te verranno? Non so. Perché non dovrebbero? Lei mi è sembrata entusiasta dell'invito. Ah, se viene sola, che cosa faccio? Non preoccuparti, io mi eclisso. No, socio, non pretendo sacrifici, eh. No, vuoi che ti dica la verità? Beh, non ti avrei mai ceduto una donna. Ah. Eccole lì. Salve, ragazzi. Ciao. Ciao. Siamo in ritardo? No, non c'è problema. Allora, lei è Carlo. Ciao, ciao. Come questo stai? È Baldo, mio amico. Ciao. Io sono Aldo e lui è Baldo. Sì, grazie. È meglio, mettiamo da parte i convenevoli. Bevete qualcosa? Ordinate sì. Quello che vi pare, ma sbrighiamoci perché è un programmino stupendo. Cioè, qua... parla. Sì, vi va di andare a fare un bagno? Ma sei pazzo, fa un freddo cane. Ragazzi, ho saputo e ne avrete sentito parlare che esiste una piscina coperta e riscaldata. Già, me l'avevo detto. È un'ottima idea. Ma se decidiamo di andare, dobbiamo prima passare a casa a prendere i nostri costumi da bagno. Mm-hmm. Che problema c'è? Tu sei venuto in macchina, vero? Oh, sì, non ci vuole niente. Passiamo a prendere i costumi e bene. D'accordo. E tu, di cosa ti occupi? Faccio l'amico di Aldo. Belli affatti. No. E inoltre abbiamo degli interessi in comune. Ah, ho capito. Per esempio... le ragazze? No. Beh, si dà il caso che ultimamente dicevamo appunto che non divideremo una donna. Comunque, sentite, io salgo in camera mia a prendere il mio costume. Tu vieni con me così te ne presto. Sì, no. Voi due ci aspettate. Sì, come no. Sì, va bene. Fate presto. Ciao. Allora? Beh, sono molto simpatici. Non è niente male lo spagnolo. Sì. Vediamo come va a finire. Mi piace. Lo devo riconoscere. Mi piace. Permesso, signora. Buongiorno. È un po' in ritardo, dottore. Dice davvero? Sì. Oh, mi dispiace. Ha l'aria di aver fatto le ore piccole. Ho soltanto seguito i suoi consigli. No, non intendevo questo, dottore. Come sarebbe, signora? No, io la conosco molto bene, mia cugina. Purtroppo è un egoista, un egocentrica, e l'unica cosa a cui tiene è il potere. Ecco perché avevo fatto preparare una cena per due. Prevede sempre tutto, eh? Dottore, lei è venuta qui in Argentina perché voleva che suo figlio diventasse vicepresidente delle mie società. Sì, me l'ha già spiegato. Mentre io a suo figlio ho soltanto concesso la nomina di semplice amministratore delegato. Allora la signora René potrà ritenersi soddisfatta. No, non credo, dottore, perché lei desiderava un leone e ha ottenuto un gattino. Perciò dubito che si dia per vinta. L'ho chiamato qui, dottore, per chiederle un favore. Io voglio che mia cugina vada via di qui, che riparta al più presto. Ma scusi, perché? Perché ho deciso così. Inoltre sono sicura che se dovesse restare lo farebbe soltanto per intralciarmi. A questo punto subentra lei.
Io non riesco a capire bene. Accidenti, dottore, più chiara di così. Scusi, io cosa posso fare? Dunque, io desidero che lei parli con mia cugina, che le dica di lasciare il paese. Solo così otterrà l'impiego per suo figlio nella mia azienda. Lei lo sa, dottore, che io ultimamente cambio molto spesso idea. È chiaro, no? Sì, come no, ho capito. Il fatto è che forse potrei non riuscirci, chissà che non sia impossibile. Io ho fiducia in lei, perché in fin dei conti è da parecchio tempo che lavoriamo insieme. No, dottore? Ci conosciamo bene. La signorina è servita. E ora mi dica dove lo trova un maggiordomo come me, con la mia classe e la mia posizione. Non esagerato. Sono unico. Vanitoso. Per strada vi vendono due al prezzo di uno. Ah, sì? Sì. Bell'affare. Se questa è la stima che hai di me, molti ossequi, mi licenzio. Ah, no, no. Vieni qui, sciocco. Rimango? Ma certo. Allora, piano. Quanto zucchero? Due. Due? Agli ordini. È venuta la fisioterapista? Oh, sì, mi ha torturata per tutta la mattina. Ah, amore, perché ti lamenti? Non capisci che è per il tuo bene, non c'è altro modo. Vuoi guarire o no? Sì, certo, lo vorrei, però mi stanco. Non parlare così, Lily, ti prego. Beh, insomma, cambiamo argomento perché mi deprimo. Racconta, parlami della lettera di mamma. Cos'altro vuoi che ti dica, Lily? Ti ho già spiegato tutto, conosci le novità su Junior, non posso mica inventarmi il resto. E tu che l'hai letta? Dice se Junior ha imparato a parlare o no? Sembra che stia bene, sta molto meglio, immagino che si riferisse a questo, non credi anche tu? Io però non riesco a capire perché mia madre non mi ha mai scritto una lettera. Forse non sa dove ti trovi. Sì, sì che lo sa, io prima... Beh, prima dell'incidente, le ho mandato due lettere. Magari non le ha ricevute. Non trattarmi come una bambina, capito? Ti pare che potessero perdersi entrambe? Ascolta, dove le hai indirizzate le lettere? All'albergo di Genova, perché me lo chiedi? Appunto, vedi, testona, ho ragione io. Perché? Credevo di avertelo detto, la lettera di Dardo arriva da Milano. Probabilmente si era già trasferita e non le ha ricevute. Chissà, può darsi. Ma so per certo, o meglio, immagino che se mamma non mi ha mai scritto, è perché ha paura che papà la trovi, che scopra dove si trovano lei e Giulio. Sì, è possibile, sì. Senti, raccontami, che reazione ha avuto? Ah, bella, sembrava un cucciolo con il giocattolo nuovo, sì. Davvero? Era felice, faceva i salti della gioia, mio fratello. Sul serio? C'era da aspettarselo, Lily. Nella lettera Marcia parlava di loro due, di tutto il bene che si sono voluti, delle giornate passate insieme. Secondo me, se Dardo dovesse dimenticare il suo rapporto con Marcia, sarebbe uno stupido, no? Bisogna ammettere che loro si amavano molto. Sai, io credo che tu stia facendo un errore. Sono convinto che si amano ancora. Tu non puoi neanche lontanamente immaginare la faccia di Dardo mentre si parlava della lettera. Era come impazzito, non riusciva a nascondere la sua felicità. Faceva tenerezza, credimi. Il fatto è che lui temeva che tua madre avrebbe dimenticato dell'officina, del meccanico e del resto. Come vedi, no. Infatti era felice. E gli è tornata l'energia che aveva perduto. Meglio così. Piuttosto, che intende fare? Le manderà una lettera? A me non ha detto nulla, ma suppongo di sì. Credo abbia molte cose da dirle. Un momento, vado a chiamarlo. Per chi è? Cercano il signor Chiche. È il signor Aldo all'apparecchio. Come mai esci così presto? Tornerò subito. Devo incontrare una mia amica. Ho bisogno di sapere l'indirizzo di una persona. Però non farò tardi. Stai attenta, Esmeria, non ti sei rimessa del tutto. Ha ragione. Io le prometto, signorina Milù, che cercherò di fare il possibile per non dover più rivedere quella mia amica che è malata. Ma oggi devo proprio andarci, sono molto preoccupata. Arrivederci. Dove va a quest'ora? A trovare un'amica malata. Pronto? Ah, sei tu, Aldo. Come stai? Benissimo. Come?
Vuoi venire a trovarci? Sì, non ci sono problemi, io rimango a casa. Sì, d'accordo, ti aspetto, certo sì. A dopo, ciao. Lo sai che tuo padre non ha piacere che quel ragazzo venga a casa. E cosa posso fare? È lui che mi telefona, zia Milù. Vuoi che non gli risponda? Quando viene, chiacchiereremo un po', dopodiché farò il possibile per farlo andare via presto, va bene? Oh, accidenti, perché non ci ho pensato? Cosa c'è? Ora ho capito perché viene qui a casa e credi a me, non è certo per il piacere di vederci. E perché lo fa? Devi sapere che ieri l'ho incontrato in un pub e gli ho raccontato che Esmeria stava poco bene. Lo scopo di questa visita è di vederla. Figurati, penserà che sono matto. Perché? Ma che domande, zia Milù? Come faccio a spiegargli che Esmeria è andata a trovare un'amica che stava male e quando la malata era lei? Ma però è strana questa storia dell'amica. Trovi, Kike? Eh sì, sarà una specie di vampiro. Esce soltanto la notte. Sta attento a non bruciarti. Insomma, statemi a sentire, ci siamo riuniti apposta, no? Sì, ha ragione, ragazzi. E che cosa aspetti? Ci ha pensato su, dobbiamo svegliarci un po', soprattutto tu, Polilla. Sì. Non possiamo permettere che ogni giorno quelli più grandi ci tolgano il posto alle fermate dei taxi. E picchiano sodo quei mascalzoni. Non preoccuparti, Angelito, ci parlerò io. No, tu non farei niente del genere. Io ho capito perché non vuole, Maria, è geloso di te. No, no, il motivo è un altro, date retta a me. Probabilmente le mancherebbe di rispetto, no? E io non sopporto che si manchi di rispetto ad una donna. Allora dovresti parlarci tu. Già, ci penserò io. Pepe? Sì, dimmi. Tu accompagnerai Polilla, non si sa mai nella vita. Sì, capo. Quante volte ve lo devo dire che non mi piace essere chiamato capo? Ma tu per noi lo sei. Già, però comunque non mi piace che mi chiamiate così. In fin dei conti vi do dei consigli. Soltanto perché sono il veterano della situazione, ho girato, ho più esperienza, però non sono il capo, ragazzi, qui siamo tutti uguali. Ognuno sa cosa fare e quello che non ci è permesso. È sufficiente essere comandati a bacchetta all'istituto. Non è essere cattivo, lì ci trattano bene. Certo, ci danno da mangiare, però non ci fanno mai uscire per strada. E a me piace andare in giro, ed anche a voi. In fondo noi siamo cresciuti per strada. La nostra sola casa è quella e non potremo mai cambiare, siamo fatti così. Eppure a me piacerebbe cambiare, diventare una bambina come tutte le altre e avere una casa. Non è bello vendere oggettini, chincaglieria, che la gente, naturalmente, compra, certo, ma per compassione. Basta, su, non diventiamo tristi, eh? Dunque, ora vi affido i compiti. Tu devi stare attento a Polilla e credo che avrai il tuo da fare. E tu, Maria, mi raccomando, lascia perdere i grandi. Tu, Cecilia, che cosa vuoi fare? Io voglio di andare al ricovero. Sì, sì, ottima idea. D'accordo, muoviamoci. Hannibal, secondo te, Laura andrà via dopo quello che è successo? Sai, stavo appunto pensando a questo, mi ha letto nel pensiero. Credo che abbiamo fatto un pasticcio. Non avremmo mai dovuto intrometterci nella sua vita. Dovevamo lasciare che Laura scegliesse la sua strada da sé. Hai ragione, ma ormai è tardi. Non c'è più rimedio, purtroppo. Però siamo ancora in tempo per chiederle scusa. Lo dice sempre, suora Angelina. Allora andiamocene al ricovero. Bene, d'accordo, ma prima organizziamoci. Chi parlerà a Laura? Tu, mi sembra logico. Il capo. Un momento, mi state prendendo in giro? Bravi. Che ne dite di camminare cantando la canzone che ci ha insegnato Dario? Come si chiamava? D'accordo. Las Mananitas. Dimenticavo il panchetto da lavoro, andiamo.
E fa sapere al tuo padrone, il dottor Teodoro, che con me non riuscirà a spuntarla, capito? Mimì! E ricorda, non riuscirai mai a farmi fuori. Con me non la farai, Franca! Io non volevo ucciderti, Mimì. Dovevo solo spaventarti, nient'altro. Io non sapevo chi tu fossi. Era per via delle lettere, quelle anonime. Parla, Raimondo, parla, rispondimi! Che bello, è impazzito! Calmi, non vede che è morto! Devo parlare con quell'uomo! Attento, quella donna è armata! Non mi tocchi! Presto, raccogli la pistola! Devo parlargli! Sbrigati, raccogli anche l'altra pistola. Trovami un paio di testimoni tra questa gente. Mi segua. Ah, la borsa, la prenda. Non faccio prenderla se mi tiene fermo. La raccolga lei. No. Per me hai qualche rotella fuori posto. Posso servire il tè, signorina Milou? Certo, ho fame. Porta qualcosa da mangiare. D'accordo. Signora, grazie per l'ospitalità, vi saluto. Tolgo il disturbo. Oltretutto, volevo notizie di Esmeria, ma visto che è uscita, immagino che stia meglio. Dove vai? Torno in albergo. No, 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 neanche per sogno. Fermatevi a bere il tè qui ma con sì, noi. Ma sì, non ti tratterremo molto. Tienici compagnia. Va bene. In questa casa il tè si prende sempre a quest'ora. Ah, lo so bene, zia Milou, ma non prendertela con me. L'aiuto, signora? No, 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 caro, non serve. Grazie al cielo me la cavo da solo, sono autosufficiente. Sai, noi anziani abbiamo il dovere di tenerci in esercizio, perché se cominciamo a dipendere dagli altri, allora sì, è davvero finita, mio caro. Ti consiglio di abituartici, Aldo. La zia Milou è fatta così, non stupirti, lei ha l'argento vivo addosso. Cosa c'è, zia Milou? Ho detto qualcosa di male? Ti gira la testa? No, 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 no. Ho avuto una specie di presentimento. Un cattivo presentimento? Sì, chissà perché improvvisamente ho pensato a Esmeria. Davvero? Sì. E vi assicuro che non era niente di buono. Ah, lo sapevo. Tra un po' muore. Non essere macabro. Oh, Kike, quando è che comincerai a prendere qualcosa sul serio? Ero di crescere. Il tè si raffredda, signorina Milou. Ah, sì, hai ragione, andiamo. Perché se vogliamo aspettare che i presentimenti di zia Milou si chiariscano, dovremmo attendere fino a stanotte. Scusi il ritardo. No, figurati. Avevo un appuntamento cavallo. Allora sei scusato. Ebbene, che cosa avevi? È di tanto importante da dirmi che hai preferito non discutere per telefono. La notizia che sto per darle la stupirà molto. No. A questo punto della mia vita dubito che qualcosa possa ancora sorprendermi. Aveva ragione quando sosteneva che qualcuno sta boicottando il suo fido bancario. Chi è? Tonio, il suo ex genero. Ma no, non può essere. Io non riesco a credere che il denaro che è stato trovato nella casa del vecchio Sandro possa mai bastare a qualcuno per bloccare il mio fido bancario. Sì, questo lo so. Ma non è esattamente grazie al denaro o al prestigio di Tonio che le mettono i bastoni fra le ruote. Ah, no. E allora come? Lei sapeva che Tonio è diventato il procuratore della signora Ingrid von Herbert? Cosa? Sì, è la pura verità. E le posso garantire che ho avuto questa informazione da una fonte più che attendibile. Sono notizie di prima mano, c'è da fidarsi. Procuratore? Tonio sarebbe il braccio destro di una donna ricca come la signora Ingrid von Herbert? No. Ah, Roberto, sei sicuro di non sbagliare? No. C'è dell'altro. Sembra anche che Tonio abbia carta bianca per gestire in Argentina qualunque affare trattato dai von Herbert. Lei sostiene di aver agito per legittima difesa? Sì. Lui mi puntava la pistola, ma io sono stata più svelta ed ho sparato per prima. Conosceva quell'uomo? Sì.
Era un killer di professione. Sono sicura che mi seguiva con l'intenzione di uccidermi. Com'è andata? Quando io sono uscita di casa, ha cominciato a pedinarmi. Poi io ho affrettato il passo e lui dietro. Dopo mi ha chiamato. Mi sono voltata, però io avevo già infilato la mano nella borsetta, impugnando l'arma. E prima che lui potesse far fuoco, io ho sparato. E che motivo poteva spingere quell'uomo a volerti morta? Non lo so. Non lo so. So soltanto che lui faceva il killer di professione. Non potevo certo lasciare che mi ammazzasse. Dove l'hai conosciuto? A Santa Edelmira. Io là ho dei parenti. Era un delinquente molto noto in paese. Quando mi sono accorta che era lui che mi seguiva e ho visto la pistola, non ho esitato a sparare. Non riesco a capire la provenienza di quel revolver. Difficilmente una donna possiede un'arma di quel tipo. È del figlio del mio padrone. E per quale motivo gliel'avrebbe rubata? Loro sono miei cugini. Io sono la governante. Una specie di direttrice. Loro mi hanno affidato la casa da quando è morta la signora. Lei non ha risposto alla mia domanda. Ecco, negli ultimi tempi hanno tentato molte rapine nel circondario. Loro ho preferito prendere delle precauzioni. Così, poco prima di uscire, ho preso l'arma dal cassetto del signore. Lei non mi crede? Lei non crede ai presentimenti? No. Io guardo ai fatti. Permesso, commissario. Sì, cosa c'è? Hanno chiamato dall'ospedale. Quale ospedale? Dal policlinico dove è ricoverato l'uomo che ha ferito. E che hanno detto? È appena morto. Le cose si mettono molto male per lei.